Ultima ora per quanto riguarda la scomparsa della piccola Cata, la svolta nelle indagini sulla sua scomparsa non c'è. Le tracce infatti di sangue trovata sui rubinetti di tre stanze dell'ex hotel Astor di via Maragliano a Firenze, dove la piccola viveva con la famiglia e altre decine di occupanti abusivi, in modo particolare sudamericani e romeni, non appartengono alla bambina. Neanche nei due trolleri e nella valigia sequestrati il 17 giugno sono state rilevate tracce biologiche che sono riconducibili a Cata. A tale conclusione, quindi, sono giunti i primi esami genetici eseguiti dal medico legale Ugo Ricci. Gli inquirenti quindi adesso escludono questa pista. Le tracce trovate non appartengono a Cata, ma adesso indagano a tutto campo. Ancora non è arrivato un punto di svolta o un indizio decisivo. Dopo le infruttuose persecuzioni nei locali dell'ex hotel Astor, gli inquirenti hanno visionato le immagini delle 1500 telecamere di sicurezza sparse per tutta la città, con le immagini selezionate e mostrate ai genitori della piccola, sentiti più volte dai carabinieri. L'altra pista ad oggi seguita dagli investigatori riguarda il sottobosco di illegalità e racket degli affitti scoperti nell'ex albergo.